Questi hanno deciso di chiudere e far morire un'azienda. Questo, l'abbiamo ripetuto, questo è un delitto. Questo è l'omicidio di un'azienda. L'azienda è la Comital di Volpiano, in provincia di Torino. 138 dipendenti che producono laminati di alluminio. 2 anni fa questa fabbrica è stata comprata dai francesi della AED. Grandi aspettative per la loro gestione. Peccato che oggi stiano lasciando tutti a casa. È praticamente da 2 anni che i francesi sono entrati in stabilimento da noi, con tanti bei propositi, cioè di migliorare la produzione, di aumentare la produzione. Invece ci hanno fatto perdere parecchie commesse, non ordinandoci la materia prima per poter lavorare. Eccoli i buoni propositi francesi, li vediamo in questo video, diffuso mesi fa dall'azienda. Parlano di futuro e di obiettivi comuni, la realtà però è stata molto diversa. Il venerdì ci è arrivata una lettera di licenziamento collettivo per tutti i 138 dipendenti della Comital. Nella lettera si legge che l'azienda versa in una difficile situazione sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, ma gli operai non sono d'accordo. Gli ordini ci sono, siamo pieni fino alla testa se li vogliamo gli ordini. La crisi nel nostro settore non esiste, è stata creata per la Comital da una cattiva gestione. Quanto riguarda anche il tipo di lavorazione stesso, ci va gente a capo che sia competente. Ieri in Regione Piemonte si è tenuto un incontro fra sindacati, azienda e assessore al lavoro. Fuori, facce tese e preoccupazione. Dall'incontro però non è uscito nulla di buono. Non solo non è stata sospesa la procedura di licenziamento collettivo, ma addirittura è stata messa in liquidazione. Beh, intanto cercheremo di comprendere esattamente le motivazioni per le quali loro hanno fatto questa scelta, perché francamente oggi risulta un po' incomprensibile. È vero che i dati di bilancio evidenziavano una passività significativa, ma è anche vero che non è stato fatto nulla, fermo restando che parliamo di un pezzo di mercato che non risente in modo significativo della crisi. Abbiamo provato a chiedere all'ex amministratore delegato della Comital, Philippe Carfantan, come sia stato possibile che un'azienda sana, secondo gli operai, sia finita così. Sono Antonella Palmieri di Agora. Come è andato questo incontro? Avete trovato un modo per Avete trovato un modo per evitare questi licenziamenti? Io non rispondo. Ci sono stati dei problemi gestionali che hanno provocato questa crisi in azienda? Ma vi prego, io non rispondo. Vabbè, magari a qualche domanda mi riesce a rispondere. No. È vero che sono state rifiutate delle commesse negli ultimi mesi perché mancava la materia prima? Io non rispondo. Non si sente di dire nulla a questi operai per rassicurarli, per capire se avranno ancora un lavoro il mese prossimo? Io ripeto una cosa, io non rispondo. E così la macchina si allontana e noi ovviamente è diritto di tutti non rispondere, è un domandare lecito, rispondere a cortesia, diciamo qualcuno, ma ovviamente...